Ciao, oggi mi sono cimentata in un nuovo esperimento. Dopo il cappellino con il pompon modificato in pelliccia, ho avuto la brillante idea di prendere una vecchia pellicetta d'agnello, credo, molto semplice, presa circa un decennio fa su Zara. E che cosa ho fatto? Era di un beige molto molto vicino al colore dei miei capelli, per cui la indossavo veramente poco perché mi sbatteva sul viso e rimanevo un monocolore e non mi piaceva. Dovevo truccarmi sempre molto oppure adoperare delle sciarpe a contrasto o dei colli a contrasto. Quindi ho deciso di fare un esperimento particolare. Siccome non volevo, essendo un esperimento, non sapevo se sarebbe riuscito e mi sarebbe piaciuto, ho voluto tentare di persona, anche perché vi confesso che queste cose mi fanno impazzire, mi divertono da matti. Quindi che cosa ho fatto? Ho comprato un altro colore, un'altra bomboletta spray per i capelli, mentre l'altra volta era celeste, era una carta da zucchero, questa volta ho preferito comprarla, eccola, rosa. Ne ho consumate ben 4, quindi se volete provare a fare quello che ho fatto io, considerate ne occorrono parecchie. Ecco, per questa giacca, dando questo effetto melange, quindi non un colore diciamo compatto, ma lasciando qualche sfumatura del pelo sottostante, del colore del pelo sottostante, io ne ho usate 4. Ecco, come potete vedere, infatti rimane sfumato il colore e in alcune zone chiaramente è più in superficie. E lascia, diciamo, il pelo sotto il colore naturale, ovvero questo miele che aveva la giacca in principio. Quindi ho proceduto spruzzando prima molto, diciamo, mantenendo una distanza tipo quella di quando magari spruzziamo uno spray ai capelli, mantenendo una distanza di circa 30 centimetri più o meno, e ho prima spruzzato su tutta la giacca, poi sono andata ad intensificare alcune parti della giacca, non dando questo effetto compatto perché non mi piaceva, e poi forse avrei dovuto chiamare l'azienda e farmene portare una scatola intera perché non mi sarebbero bastate circa 10 bombolette. Io me la sono cavata con 4 e non ne acquisterò più perché mi piace proprio così. Che cosa ho fatto? Ho chiaramente lasciato poi asciugare la giacca. Come vedete, vi mostro, è una giacca girocollo. Mi piacciono molto i contrasti in questo periodo, particolarmente mi piacciono tanto i colori, quindi ho aggiunto anche un altro collo. Questo vi confesso e chiaramente si vede, per gli esperti, diciamo, del settore è visibile che questo collo è diciamo, colorato, tecnicamente, quindi non l'ho colorato io. Ho sovrapposto questo collo sempre vecchio, quindi parliamo solo di restyling, di reinventare sempre gli accessori già presenti dentro l'armadio. Questo collo era di un cappotto. L'ho tolto da questo cappotto che non indosso più tanto volentieri e lo metto, diciamo, giostrandomelo su i cappotti, le giacche e diciamo, l'accessorio che particolarizza. Rende più dettagliato un outfit, e quindi questa volta l'arancio mi è piaciuto da matti accostarlo a questo rosa fucsia. Questo fiocco nero chiaramente tende a staccare e mi piace molto perché io che cosa ho fatto? Ho creato un outfit su chiaramente questa giacca. Sicuramente al primo pensiero è: oddio, una giacca rosa sicuramente è complicata da accostare, neanche molto. Io ho deciso di indossare un mocassino, una shirt bianca nera, molto maschile. Questo pantalone palazzo, non so se è visibile, beige, è quasi un senape e è nero, quindi il nero che riprende anche il pantalone. Sotto vi mostro, per anche darvi qualche spunto per come indossare una giacca, diciamo, non propriamente sobria, ma non ho mai detto che mi piace la sobrietà. Ecco, sopra ho deciso di accostare una camicia
con dei toni molto, molto accesi, che parte da una base di lilla e spazia sul lime rosso e nero, e sopra ho messo un gilet, è un maglioncino sottile perché ricordiamoci che abbiamo su una pelliccia, quindi tiene molto caldo. Ho messo appunto questo maglioncino rosa cipria. La particolarità di questo maglioncino, come dico sempre gli accessori, è che c'è cucito questo girocollo, ve lo faccio vedere, di Swarovski giallo che tende a staccare, come poi la nostra pelliccia ha questo collo di volpe arancio che tende a staccare questo rosa fucsia. Io chiaramente vi dimostro tutto l'outfit completo. Chiaramente ho deciso di abbinare una borsa, sapete che sono la mia passione, una borsa dello stesso colore della giacca per non creare altri contrasti, ma potreste metterne una marrone oppure una nera, perché chiaramente è diciamo legittimata da questo fiocco nero di raso molto largo. Ecco. Il mio outfit è completo. Devo dire con grandissima soddisfazione che questo esperimento, almeno per me, è riuscitissimo e mi piace da pazzi. E ora a voi la scelta di imitare questo outfit. Come al solito, un bacio e siate felici.